Ciao a tutti, oggi preparerò con voi il salmone al forno con zucchine e olive verdi. Una ricetta facilissima, ma allo stesso tempo molto 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 buona. Fatela con me, iniziamo. Per prima cosa dobbiamo tagliare le olive a rondelle. Io utilizzo delle olive snocciolate. Tagliate tutte le olive, le mettiamo momentaneamente in una ciotolina. Ora taglio a metà le zucchine che ho già lavato e spuntato, ho tolto le estremità. Una volta tagliate a metà, con la mandolina le affetto finemente. Vi ricordo che se non avete la mandolina potete fare questa operazione con il coltello. Affettate tutte e mettiamo un attimo da parte. Ho messo, come vedete, della carta assorbente su un piatto. Ci appoggio sopra i filetti di salmone. Io utilizzo quelli surgelati, li ho già scongelati e sciacquati sotto acqua corrente fredda. Adesso li asciugo tamponandoli. Mi raccomando, non saltate questa operazione. Vanno asciugati bene, così che non rilascino acqua in cottura. Una volta asciugati per bene, metto da parte. Iniziamo mettendo sul fondo della teglia dell'olio extravergine di oliva, che spalmiamo anche sui bordi con un pennellino. Perfetto. Messo l'olio, mettiamo un po' di pan grattato e ora sul fondo della teglia mettiamo le zucchine, sovrapponendole giusto di un po'. Messe le zucchine, mettiamo un pizzico di sale. Ora mettiamo una metà delle olive, aggiungiamo i filetti di salmone, pizzichino di sale anche sul pesce, metto anche un filo d'olio, qualche olivetta anche sul pesce e ora andiamo a coprire con le altre zucchine. Adesso mettiamo qualche altra olivetta che è rimasta, pizzico pizzico di sale, pan grattato, filo d'olio extravergine di oliva. E sistemato per bene il tutto, andiamo ad infornare per 25 minuti in forno statico preriscaldato a 200 gradi. A dopo. Appena tolto dal forno, in piatto e assaggio con voi. Piatto rosa come il salmone. Assaggio con voi. Questo salmone è delizioso, fatelo e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un gran bel like, condividetelo ed iscrivetevi al canale attivando la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Io per il momento vi saluto e come al solito vi auguro buon appetito!